Venerdì 8 maggio del 2009, siamo sempre in questo luogo di osservazione privilegiato che è la piazza storica di Largo Torre Argentina a Roma, l'angolo che conosciamo. Sono diversi giorni che la facciamo vedere, signora, appunto stiamo facendo un'inchiesta, guardi, cioè, sulla fissione. Bene, guardi là dietro, no? Che bel concistorio. Se vuole le do pure un po' di fax mandati all'ottavo dipartimento, un po' di telefonate fatte al comune di Roma, all'AMA, a chi di dovere per venire a rimuovere, ma non c'è pezzo, cioè fai da te. Infatti noi siamo sulla inchiesta di Fai Notizia con i radicali, che sono quelli che si battono contro le affissioni abusive. Oh, perché poi non basta anche appiggere abusivamente sull'edicola comunale, bisogna anche sul muro. Stamattina è la seconda volta. Dunque, come abbiamo documentato nei giorni scorsi, qui siamo all'angolo tra Corso Vittorio Emanuele e Largo Argentina, Largo di Torre Argentina a Roma. Beh, ci sfugge dalla memoria chi fosse il protagonista di questa edicola ieri. Comunque oggi è tornato il bravo ragazzo David Sassoli con la sua faccia un pochino triste. Guarda cosa tocca fare, l'affissione abusiva per farsi conoscere, essendo lui uno sconosciuto. E come vedete, chi invece tiene al decoro urbano, anche perché magari ne va della propria attività commerciale, è costretto a fare da sé, perché naturalmente l'AMA non viene a pulire ogni giorno quello che gli altri sporcano. Quindi Corso Vittorio, come dicevamo, parte da la fissione abusiva, da quell'angolo lì. Abbiamo di nuovo il manifesto che ricorda Sandro, sicuramente un protagonista e una persona squisita che gli attacchini romani ricordano con affetto. E il problema è sapere, ma appunto, questo lavoro di attacchinaggio è controllato da una centrale dell'attacchinaggio? Oggi si ripresenta Giampiero Cioffredi del Partito Democratico. Giampiero Cioffredi occupa l'angolo in via dell'Arco dei Ginnasi. Gli attacchini romani ti ricordano con affetto, Sandro, e i romani vorrebbero che la loro città fosse un po' più pulita. E questa è la crosta, il crostone. Oggi è di Sinistra in Libertà, di Luisa Laurelli alle europee, che incontrerà il mondo dell'associazionismo, del volontariato e della cultura per il Partito Democratico. La nuova sinistra italiana imbratta come la vecchia destra. Sgrena, Francescato, Guidoni, Schietroma e Mussi, Sinistra e Libertà del Lazio. Poi la par condicio, l'altro angolo è tutto di Alemanno, del Popolo della Libertà, di Berlusconi presidente. E il rapporto alla città, quanti manifesti abusivi e illegali abbiamo attaccato sui muri? Ve lo diremo sabato 9, tra le ore 10 e le 17, come vedete questo è l'appuntamento. Punti di informazione in tutti i municipi. Roma cresce,
fondo l'altro angolo è quasi pulito. Andiamo a vedere le altre due edicole importanti di Largo di Torre Argentina. Vediamo appunto Cioffredi che è imperversa. Cioffredi, eccolo qua. Cioffredi, eccolo là. Oh, ricordate che ieri c'era una bella crosta di manifesti, non si poteva più attaccare, allora gli attacchini che sanno fare il loro mestiere hanno scollato tutto, però poi sullo scollato, come dire, non si attacca bene, non viene bene l'attacchinaggio. Giampiero, buongiorno, come sta oggi? Cosa c'era sotto? Sotto c'è il cartellone, e faccelo vedere bene, del comune di Roma con la pianta della città. Ma che ce frega della pianta della città? Noi vogliamo Cioffredi, energie nuove in Europa! E di là? Per l'Europa, per l'Italia! Vota, vota e affiggi i manifesti dove capita! Roma, Largo di Torre Argentina, venerdì 9 maggio 2009.